la palla in mezzo, Jonatas! Incredibile a Firenze! Il vantaggio del Pescara al 57esimo! Jonatas, il primo gol in Serie A con la maglia del Pescara, stato d'animo, neanche a dirlo, felicissimo. Sì, sono contento per questo, ho lavorato tanto per arrivare a questo momento e adesso sono felice, anche tutti insieme, in squadra. Che cosa è cambiato realmente? Questa è la solita domanda che ormai facciamo da diverse settimane, da quando è stato ingaggiato la guida della squadra Cristiano Bergoglio. No, io penso che ha cambiato la cosa che ho fatto gol, questo ha cambiato, la fiducia cambia e tutto cambia, l'animo cambia, questo, ma io ho sempre lavorato per arrivare a questo momento e adesso arrivato sono felicissimo. Non andrai via? Questo io non, io sono appena giocatore, non sono direttore, mio procuratore si lavora fuori. E adesso io mai pensavo di andare via. Io sono qui a Pescara, vorrei aiutare a Pescara a salvare, a giungere a salvezza e andare via, ho mai pensato questo. Quindi la tua volontà è quella di restare, qualora cambiasse qualcosa non dipenderebbe da te? Sì, ma dipenderebbe da me in campo. Sì, se io vado bene in allenamento, vado bene in partita, io penso che resto qui, ma dipende allenatore, direttore, ma adesso voglio restare. Meu ânimo ha cambiato, ha fatto gol, questo momento è stato bellissimo per me e adesso voglio restare. Jonatas, sono stati mesi difficili questi anche per te, come hai vissuto questo periodo? Sì, questo io ho parlato anche con mia famiglia che questo sei mesi è stato più brutto della mia vita. Che ho arrivato qui, non ho fatto preparazione nessuna, è stato in Brasile 3 mesi, da fermo, e ho arrivato qui e iniziare a lavorare. Un punto de, tu pensa che sta bene, ma non è vero. Tu vai in campo e non riesci a fare questo, quello che sa. E adesso, contro Fiorentina, mi sentito bene fisicamente e anche mentalmente. E pude dare un grande contributo alla squadra. Possiamo dire quindi che il tuo campionato inizia da adesso, è iniziato da Firenze in poi? Sì, sì, può dire questo. Questo è un nuovo anno, questa è una nuova mentalità e adesso in diante piede in terra e lavorare sempre per aiutare. Jonatas, parlando con il direttore dopo la partita di Firenze, lui diceva, ci raccontava di una statistica della tua carriera, che tu esplodi sempre nel girone di ritorno, anche con il Brescia, in Olanda, cioè la parte migliore del campionato di Jonatas, ha detto, viene sempre il girone di ritorno, quindi noi speriamo che da Firenze in poi cominci. È vero che il girone di ritorno di solito sia andato meglio? Io penso questo non cambia tanto che a Brescia girone di andata è andato benissimo, che anche ha fatto preparazione, fatto tutta la preparazione. Sì, per questo ha cambiato, non ha fatto tanta preparazione adesso e adesso inizia un nuovo anno, penso che tanta cosa può succedere. Dopo il gol hai sentito il tuo agente, se sì che cosa ti ha detto, nel momento più difficile in che modo ti è stato vicino, se ti è stato vicino? No, tanta gente parla di questo, sentire il tuo agente, ma questo è stato 6 mesi bruttissimo per me, che io, perché per un attaccante il gol è fondamentale, anche per me, che è sempre abituato a fare gol e questi 6 mesi sempre entrato in campo con la testa per fare gol, ma non riusciva. Ma adesso riuscito contro a Fiorentina, mi aspetto non fermare. Magari guardavi anche le trasmissioni, leggevi i giornali, qualche critica del calcio? No, questo non mi dà fastidio, questo è uno stimolo in più. Questo che anche se non leggo il giornale, non mi piace leggere, perché è normale, il calciatore è così. Quando fai gol, quando sta bene, sempre si parla bene. Quando sta male, è normale parlare male. Perché se sta male, è giusto che parla male. Ma adesso iniziare il nuovo anno, aspetto
tanto gol per la frente. Johannes, una cosa da dire, qui tu dici che è solo stata una questione di preparazione, il tuo rendimento non eccelso, o se c'è stato anche dell'altro, è solo una questione fisica, o hai trovato difficoltà? No, anche fisica, preparazione, mi è mancato tanto. Anche ambiente, quando sempre è normale, quando si arriva in un ambiente nuovo, così tutto nuovo, è difficile ambientare. Ma questo per me è mai difficoltà così di ambiente, io mi ho trovato bene qui. Adesso ho mancato questa continuità di giocare, perché per un giocatore è fondamentale continuità e anche fiducia. Se un giocatore ha fiducia, entra in campo con la testa libera. Libri può rendere questo, può fare quello che sa. Ma la fiducia te la senti da parte di questo allenatore? Sì, sì, questo allenatore per me è un allenatore giustissimo, perché io non aspettavo giocare contro a Fiorentina. Ah no? Io mi allenato benissimo durante a settimana, prima di questa settimana. Io mi allenato benissimo questa settimana e avevo uma possibilità di giocare, perché in mia testa io mi allenato bene. E lui mi ha dato questa opportunità e eu ringrazio tanto lui che mi ha dato questa opportunità e io ho dato un contributo a tutte le squadre. Senti, dopo alla fine della partita, quando ti hanno intervistato delle TV in campo, hai fatto una dedica particolare. Parlavi del tuo amore, presumo che sia tua moglie. Sì. E poi parlavi di Chiaretti. Come mai questa dedica ha fatto, insomma, ragazzi, che noi non abbiamo mai visto praticamente in campo? Sì, perché mia moglie è senza parola. Porque ele sempre está com me, em momento bruto, così, que eu arrivava a casa, ele sempre está do meu fianco. Italiano, não, brasileiro. Sempre está do meu fianco, sempre eu, tranquilo que as coisas arrivam. As coisas arrivam, momento justo, Deus sabe que é aquilo que faz, e com isso está tranquilo. E que arete, sem essa palavra para ele. Perché lui è stato sempre con me, lui non è giocato, è fuori rosa, ma è sempre stato al mio fianco anche. Perché lui quando arriva a casa mi chiama, stai tranquillo che tu sei abituato a fare gol. Qua non è diverso. Se tu hai un'opportunità di entrare in campo e giocare, io lo so che tu puoi fare. E questa sosta di Natale ha dato 5 giorni libero. E io mi allenato, questi 5 giorni, io mi ero andato con lui in spiaggia, ho andato in spiaggia, ho festeggiato un giorno, sì, vicino alle dune. Io ho andato con lui in spiaggia, ho fatto 2 giorni in spiaggia e 3 giorni a palestra da solo con lui. E questo io penso che mi ha aiutato tanto. Alla fine è cambiato un po'. Hai detto una cosa, quel discorso, Dio sa quello che può succedere. Abbiamo detto il labiale anche che tu hai detto Deus quando hai fatto il gol, se non sbaglio. Sì, sì. Insomma, anche la forza, cioè sei molto religioso rispetto a quello che sei. Sì, detto. Perché lui sa quello che sa. Uno può sbagliare, con te, un può fare quello che quella cosa che non è giusta, quella cosa che non è giusta con te, ma Dio sempre vede questo. Non può giudicare nessuno. Por isso, minha testa é sempre alçada, eu lavorado tanto para levar com esse momento, e adesso eu vou lavorar de più para fare melhor.